Buonasera e benvenute e benvenuti a tutti quanti. Grazie per essere con noi oggi, chi è qui in presenza al Super Studio e chi invece è collegato da casa. Siamo qui per iniziare il primo di quattro talk che hanno a che fare appunto con il Design for All, quattro talk che ci racconteranno tutto quello che possiamo immaginare e capire rispetto al tema della progettazione universale, non solo nel mondo del design, ma nel collegamento tra imprese, design, imprese, terzo settore, imprese, l'ecosistema, insomma, che gira in mondo, il mondo delle aziende. E perché parlare di design? Perché parlare di inclusione durante la Design Week? È ciò che vorremmo capire subito parlandone con Andrea Notarnicola. Andrea Notarnicola, consulente di direzione di Newton, Newton che insieme appunto a Super Studio e Global Inclusion ha progettato questi quattro tool. Perché Andrea? Intanto buonasera, grazie per questa partecipazione. Abbiamo pensato insieme a Super Studio e insieme a tutto il comitato Global Inclusion Articolo 3 che fosse opportuno, dopo anni di lavoro sulla cultura dell'inclusione, sui comportamenti dell'inclusione, chiederci in che modo molto concretamente questi valori possono essere declinati nel design di oggetti, di spazi, di servizi, di esperienze in generale, attraverso un processo di cambiamento culturale. Il tema della progettazione universale è vivo nelle nostre università, è vivo nelle associazioni del terzo settore, è presente nella discussione delle imprese. Il comitato, sin dalla fondazione, ha voluto mettere a sistema le energie, le risorse, le competenze di persone, soggetti diversi, quindi di associazioni del terzo settore, di imprese, di università, perché insieme tutte queste realtà che in qualche modo stanno cercando di esplorare la questione della progettazione universale potessero trasformare una cultura, perché dobbiamo ammetterlo, nonostante si parli molto di progettazione universale, cioè di una progettazione che tiene conto del fatto che da vicino nessuno è normale, come diceva appunto Franco Basaglia, e il design lo sa o dovrebbe saperlo. Nella realtà, molto spesso ancora, quando consideriamo il disegno di prodotti, di servizi, di esperienze anche immateriali, parleremo evidentemente anche del disegno dell'intelligenza artificiale, tendiamo a essere autoreferenziali nei nostri processi. Abbiamo pensato quindi che fosse importante lanciare 12 mesi di lavoro che cominceranno dalla prossima settimana, ai quali parteciperanno imprese, associazioni e università, con l'obiettivo di arrivare alla Design Week 2024, avendo a disposizione un patrimonio di proposte, progetti che nascono dall'intersezione, dalla valorizzazione di questa intelligenza collettiva. Speriamo che siano tantissime le realtà che, come sempre è accaduto per Global Inclusion, aderiranno poi a questa iniziativa e siamo molto curiosi e curiose di scoprire quali saranno evidentemente le soluzioni, ma anche le architetture culturali che poi queste realtà insieme potranno generare. Quello che pensiamo sia importante sollecitare sia soprattutto la cultura del co-design. Il designer è visto da sempre come figura solitaria, no? L'artista o la designer come artista. Nel caso della progettazione universale sappiamo che è possibile fare davvero progettazione universale solo attraverso un momento di confronto, di scambio tra persone che disegnano e persone che fruiscono di determinati tipi di servizi e di determinate attività e prodotti. Quindi lavorare sul co-design significa facilitare un lavoro collettivo che permetta alle persone che fanno design di entrare di più in contatto con i bisogni di persone diverse, esponendosi a questo tipo di confronto. Il lavoro fondamentale che sappiamo va fatto perché un prodotto, un servizio, un'esperienza siano effettivamente inclusivi è in primo luogo costruire gruppi di progettazione che lo siano. Quindi, come vogliamo sottolineare ancora,
il lavoro sull'inclusive design sarà un lavoro sull'inclusività dei prodotti, dei servizi e delle esperienze, che si fonda sull'inclusività e sulla valorizzazione delle differenze dei team di progettazione. Valorizzare le differenze dei team di progettazione significa chiedersi come mai, se le donne sono in gran parte poi acquirenti e fruitrici di molti oggetti di design, non siano presenti negli spazi di progettazione. Ci chiederemo se il design deve essere non binario, perché le persone non binarie non partecipano ancora a questi progetti. Se parliamo di disabilità, e siamo ormai molto vicini alla meta del 2025 che l'European Accessibility Act ha definito perché i prodotti e i servizi siano effettivamente inclusivi, ci chiediamo come mai negli spazi di progettazione non lavorino assieme ai team di designer o non siano designer persone con disabilità. Quindi creare valorizzazione delle differenze nei team di progettazione significa poi avere maggiori garanzie di ottenere un risultato. Quindi l'importanza di una pluralità, di un'eterogeneità di punti di vista è fondamentale nel design, e qua vedo una grande affinità anche nel mondo delle imprese e in termini di leadership, no? Leadership, sì, leadership, il leader solo o il leader invece accompagnato da più voci. Quindi quanto è importante, come si collega in questo senso il primo ponte tra il mondo del design e l'impresa, lo vediamo in questo senso, è importante la leadership inclusiva in termini di trasformazione culturale dell'ecosistema impresa e dell'ecosistema intorno a cui l'impresa si muove. Il Comitato Global Inclusion Articolo 3 ha messo al centro, sin dalla sua fondazione, la definizione di un nuovo modello di leadership inclusiva. Cioè abbiamo pensato che non fosse tanto importante parlare delle donne che vengono discriminate nelle aziende, delle persone LGBT che vivono certe condizioni, delle persone con disabilità, eccetera, ma fosse molto importante parlare della cultura, della leadership che può includere o no tutte le persone all'interno dell'organizzazione in chiave intersezionale. Quindi lavorare su un modello di leadership inclusiva significa creare le premesse culturali che poi permettono a ciascuno evidentemente di partecipare alla generazione del valore nelle organizzazioni e anche quindi alla fruizione di valore quando si è clienti, fruitori di un servizio. Clienti interni, esterni appunto. Molto bene. Ci colleghiamo, abbiamo in collegamento anche la presidente del Comitato Global Inclusion, futura Fondazione Global Inclusion, che sorprenderà molti essere Luigi Bobba. Perché Andrea è la presidente Luigi Bobba? Perché nello statuto del Comitato Global Inclusion, quando ci siamo trovati davanti al notaio, 4 anni fa, alla notaia in realtà, bisognava decidere come gestire la questione maschili e femminili, e quindi la notaia ci ha chiesto, ma siccome potrebbero essere uomini o donne, scriviamo il presidente / la presidente del comitato, il direttore / la direttore, oppure teniamo solo il ruolo il direttore, insomma questo solito tema dei nomi, E noi abbiamo detto, senta, non si può fare uno statuto intero con il presidente / la presidente ha come ruolo, eccetera. Non possiamo neanche scrivere il presidente, quindi il nostro comitato ha tutti i titoli solo al femminile. Quindi chiunque interpreta determinati ruoli, abbiamo risolto il problema così, si chiama la direttrice. Poi in altra sede mi direi quanta fatica ti ha generato firmarti la direttrice Andrea Notarnicola, e quante volte l'hai dovuto spiegare oppure no? Non me l'hanno chiesto molto e tutto sommato non mi è dispiaciuto, quindi diamo la parola anche. Luigi, la presidente appunto del Comitato Global Inclusion, ma anche presidente di Tertius. Luigi è anche il padre del terzo settore in Italia. So che non ti piace tantissimo questa mia definizione, ma io invece ci sono parecchio affezionata. Ti chiedo in che modo, Luigi, terzo settore e imprese possono promuovere un'innovazione collaborativa, in che senso dunque si può parlare di inclusive design in questo senso? Buonasera a tutti e a tutte, e grazie per questa possibilità di esprimere un pensiero dentro a un evento particolarmente sfolgorante, sfavillante per innovazione, tecnologie e cultura, cioè insieme artigianato, creatività, tecnologie raffinate in grado di produrre, di generare prodotti all'insegna della bellezza e della funzionalità. Allora c'è da domandarsi, ma in questo contesto che senso ha parlare di inclusione e come, diciamo, generare
mettere in campo una contaminazione fra il mondo delle imprese profit e gli enti di terzo settore. Credo che nel recente passato abbiamo assistito da un lato a un nuovo spazio che nelle imprese ha trovato il tema della sostenibilità ambientale, dell'attento uso delle risorse, insomma di un consumo meno orientato allo spreco, alla capacità anche di riciclare. Ma per avere imprese resilienti, innovative e sostenibili, dobbiamo porci anche il tema della sostenibilità sociale, che è rimasto un poco in ombra, quasi fosse un optional, un'aggiunta e non elemento cruciale di questo cambiamento. E allora la prima osservazione da fare è come le imprese possono incorporare nella loro cultura, in termini strutturali, il tema della sostenibilità sociale, riletto sia dal lato del benessere interno dei propri collaboratori, lavoratori, lavoratrici, cioè la capacità di svilupparne i talenti, l'assunzione della diversity come non un ostacolo ma come una risorsa, le pari opportunità intese in senso lato e in senso globale. Ma questo sguardo deve andare un po' oltre i confini aziendali e consentire alle imprese di assumere nella propria missione anche la produzione e la generazione di bene comune, di benessere sociale, di inclusione. E in questo senso entra in campo la relazione, il rapporto con gli enti di terzo settore, che sono in qualche modo essi stessi, anche recentemente per legge, identificati tra gli attori che generano attività di interesse generale, beni relazionali. E allora la domanda: è possibile una contaminazione tra queste realtà profit, tra realtà delle imprese e gli enti di terzo settore che abbia come scopo la generazione di inclusione sociale? Vedo due diverse vie per realizzare questo obiettivo. La prima è un'azione di carattere culturale, quella che abbiamo intrapreso qualche anno fa con il Comitato Global Inclusion. In articolo 3, lo ha già detto bene Andrea Notarnicola, e cioè pensare per le imprese che questo tema non è qualcosa di estraneo, di accidentale, ma è parte integrante della loro cultura, della loro identità. Le imprese non nascono e hanno successo solo per generare valore economico per gli azionisti, ma anche se sono in grado sempre di più di generare bene comune. Questo, no? Per accrescere da un lato la loro reputazione sociale, ma anche dall'altro per garantire un successo economico che sia duraturo. La seconda strada è quella che abbiamo esplorato recentemente con una ricerca della Fondazione Terzus dedicata al volontariato di competenza. Abbiamo fatto una pubblicazione intitolata Professione Volontaria, ovvero delle imprese, in questo caso erano medio grandi imprese, che hanno prestato dei propri collaboratori qualificati a degli enti di terzo settore, non per una giornata, ma per un tempo anche medio lungo, una settimana, dei mesi, insomma un tempo rilevante, e questi collaboratori sono stati impiegati, utilizzati per attività, servizi, funzioni connessi alla missione dell'ente di terzo settore, alla gestione dei propri progetti, alla capacità di dare risposte più appropriate a dei bisogni sociali difficili da affrontare. E in questo senso questa operazione di trasmigrazione, diciamo così, di competenze dal mondo profit al mondo non profit potrebbe essere una strada da perseguire con maggiore determinazione e con maggiore, diciamo, intensità. Perché? Perché questa opzione, riconosciuta peraltro anche recentemente dal fisco, che consente una deduzione dei costi di questo personale, tra virgolette, prestato in modo non oneroso da un'impresa profit a un ente del terzo settore,
indica una potenzialità, la potenzialità che questa contaminazione riesca a generare delle risorse, dei progetti, delle attività, dei servizi che conseguano quell'inclusione sociale che forse oggi è l'obiettivo più sfidante, più difficile da raggiungere. E dunque, concludendo, credo che serva da un lato allargare queste sperimentazioni, e questo ha bisogno di un lavoro di promozione culturale, e dall'altro lato che anche la normativa possa meglio premiare proprio quelle imprese che decidono di incorporare, di realizzare strada facendo insieme con degli enti di terzo settore inclusione sociale, una nuova forma della responsabilità sociale delle imprese. E tutto questo grazie anche alla messa a fattore comune di quegli strumenti formidabili che oggi l'innovazione tecnologica da un lato, la creatività che incorpora anche una grande tradizione artigiana del nostro paese, possano diventare dei fattori effettivamente di successo, non solo economico, ma anche sociale per queste imprese. Grazie infinite, Luigi. E sempre in collegamento abbiamo un'altra voce del mondo del terzo settore, una voce importante, il presidente della Fondazione Fish, appunto, Vincenzo Farabella. Buongiorno, buonasera Vincenzo. Fish è la Fondazione Italiana per il supporto, per il superamento, scusatemi, dell'handicap. Vincenzo, sempre rispetto alla collaborazione tra mondo delle imprese e terzo settore, quello che volevo chiederti è il ruolo della progettazione universale, appunto, nei processi di inclusione, in che modo, appunto, terzo settore e imprese insieme possano facilitarlo. Beh, innanzitutto grazie, buonasera a tutti e a tutte, grazie per l'invito, se non altro perché il tema dell'inclusione per il mondo che io rappresento, ossia le tante persone con disabilità che vivono nel nostro paese, è di fondamentale importanza. Tenete presente che oggi la disabilità non è più considerata una malattia, ma viene considerata come interazione con l'ambiente esterno. Più ostile questo è, più viene elevato il grado di disabilità. Ora, il video e la mia scrivania nascondono la mia disabilità. Io sono una persona con disabilità, una disabilità motoria, e quindi utilizza una sedia a rotelle per poter essere considerato cittadino di una comunità di appartenenza. Ecco come il tema dell'inclusione diventa fondamentale e come il ruolo del terzo settore, del movimento associativo, di quegli enti che oggi hanno costruito un pezzo di storia importante del nostro paese, diventa fondamentale. Lo diceva bene prima notar Nicola quando parlava di coinvolgimento della rete associativa, quando parlava di coinvolgimento di quegli esperti, di quei cittadini, di quelle cittadine che si sono spese per il terzo settore, cercando di elevare le competenze e di elevare l'autorevolezza nelle interlocuzioni. Noi oggi viviamo, la stragrande maggioranza dei cittadini e cittadine con disabilità che vivono una condizione, ribadisco, di disabilità, vivono in primis quegli stigmi e quei pregiudizi che il più delle volte la società, in maniera anche non consapevole, ha costruito nel corso di questi anni. Ecco che il ruolo fondamentale del terzo settore è di vitale importanza se si vuole cambiare la cultura del nostro paese. Prima l'amico Luigi Bobba lo diceva bene, a noi piace utilizzare quel termine che ha riprodotto Luigi, ha ripercorso Luigi nella sua esposizione, contaminare. Noi quello che cerchiamo di fare attraverso la nostra azione, il nostro coinvolgimento, e poi richiamo anche degli articoli della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che nel nostro paese è stata recepita con legge 18 del 2009 e quindi è legge del nostro paese, ebbene l'articolo 4,3 parla del coinvolgimento, laddove bisogna non soltanto interpretare ma anche cercare di soddisfare
i bisogni essenziali dei nostri cittadini e delle nostre cittadine con disabilità, il ruolo delle associazioni diventa fondamentale. Quindi la partecipazione ai contesti, ai luoghi all'interno dei quali viene costruita una modalità operativa che poi vede e dovrà vedere necessariamente una ripercussione sulla vita vissuta dei nostri cittadini, ebbene il ruolo delle associazioni gioca e deve avere un gioco fondamentale nella partecipazione e nel coinvolgimento. Vedete, credo che noi oggi, il fatto stesso che ne stiamo parlando in questi termini, il fatto stesso che a parlarne sono le massime organizzazioni del nostro paese che proprio durante la pandemia hanno sostenuto e supportato il nostro paese nel dover combattere un nemico invisibile come quello del Covid-19. Ricordo anche in questa sede, come in altre sedi, che se non ci fosse stato il mondo del terzo settore, il nostro paese avrebbe dovuto contare ancora più morti rispetto a quelli che ha già contato, purtroppo in una situazione di difficoltà estrema. Ebbene, il ruolo del terzo settore ha giocato un ruolo importante allora e vuole continuare a giocarlo in tutti quei settori dove necessariamente si dovrà intervenire per ricostruire il nostro paese, ricostruire un sistema di welfare, cercare di far sì che il welfare da protezione diventi un welfare di riconoscimento dei diritti e di soddisfacimento dei bisogni, perché quando parliamo di accessibilità universale, quando parliamo di possibilità di abbattere barriere, ostacoli sia architettonici ma anche culturali, ebbene noi stiamo costruendo così facendo un mondo migliore. Noi stiamo dando la possibilità a migliaia e migliaia di cittadini e cittadine con disabilità di poter vivere pienamente un proprio diritto. E i diritti che peraltro sono richiamati dalla nostra carta costituzionale, che il più delle volte vengono violati, sono conseguenza logica di quello che è il soddisfacimento dei bisogni personali. I bisogni sono differenti da cittadino a cittadina e noi dobbiamo costruire un paese, dobbiamo costruire servizi, dobbiamo costruire sostegni che siano adeguatamente compatibili con il soddisfacimento di determinati bisogni per garantire diritti costituzionali e quindi diritti uniformi per tutti i nostri cittadini. Tenete presente che questo cambiamento culturale non è scontato, perché se da un lato la politica italiana è riuscita a fare passi da gigante nel riconoscere l'autorevolezza del mondo che noi oggi rappresentiamo, quello che più diventa difficile è quella contaminazione nelle nostre comunità di appartenenza, quella contaminazione nei luoghi deputati a migliorare il nostro paese. Quei luoghi deputati che sono necessari per far sì che il nostro paese possa fare un salto di qualità nella direzione di essere inclusivo e riconoscente di quelli che sono i bisogni essenziali di ogni singolo cittadino, di ogni singola cittadina che vive in una condizione con una condizione di disabilità. Allora, ecco che il tema centrale è acquisire quella consapevolezza che, mettendoci in rete, ascoltando chi, come nel caso di specie il mondo che io rappresento, vive costantemente il tema della disabilità, partendo da che cosa? Partendo da una consapevolezza di dare voce a chi oggi magari voce non ha, dare la possibilità ai singoli cittadini di poter esprimere quelli che sono i bisogni, quindi partire dal basso, per cercare di costruire quel mondo migliore, un paese migliore che sia accogliente e riconoscente della dignità umana. Ecco perché prima ancora che arrivi la condizione di disabilità deve arrivare il cittadino, la cittadina. È logico che questo può verificarsi se tutti noi ci mettiamo in rete, se tutti noi ci contaminiamo a vicenda, se tutti noi riusciamo ad avere come obiettivo comune quel famoso articolo 3 della nostra carta costituzionale. Tutti noi siamo uguali di fronte alla legge, indipendentemente dalla norma, ma tutti noi siamo uguali, dobbiamo essere considerati cittadini e cittadine, prima ancora che vivere in una e con una condizione di disabilità. È logico che il tema dell'accessibilità
della possibilità di costruire spazi fruibili, la possibilità di avere siti accessibili, la possibilità di mettere in condizioni le persone di essere considerate cittadine e cittadine, questo è un obiettivo primario che il nostro paese, la nostra Repubblica deve garantire, ma che ognuno di noi deve lavorare affinché questo avvenga e venga garantito. Noi ci siamo, ci siamo sempre stati. Chi sa e chi si è confrontato con il mondo, con la federazione di cui io mi onoro di rappresentare, sa che il nostro mondo da anni ha messo da parte la sterile rabbia e l'improduttivo mugugno, è pronto a sedersi ai tavoli proprio per cercare di portare la nostra esperienza, che è un'esperienza di vita vissuta dei nostri cittadini, delle nostre cittadine, delle nostre famiglie, che nel corso degli anni, prima ho seguito la sessione prima della nostra, ho seguito l'intervento della persona che si è soffermata sulla capacità di Leonardo di rendere accessibile e fruibile le sue opere a tutti. Ebbene, poi c'è stata un'involuzione nel corso della nostra vita e quindi dei nostri tempi. Oggi è giunto il momento di porre un freno a quella regressione culturale e cercare invece tutti noi di metterci a fattor comune per risollevare le sorti del nostro paese e dare dignità a tante persone con disabilità, alle loro famiglie che oggi più che mai hanno bisogno di un'attenzione particolare. Grazie infinite, Grazie. Vincenzo. Grazie. È arrivato adesso il momento di coinvolgere Karen Naume, direttrice generale dell'area publishing e digital group, e digital del gruppo 24 Ore. Grazie per essere qui con noi, Karen. Volevo chiederti il ruolo dell'inclusive design per un'impresa editoriale, Allora, perché so che avete lavorato tanto, soprattutto in quest'ultimo periodo, su un po' di aspetti. Su tanti aspetti. Intanto grazie per l'invito, grazie ad Andrea Notarnicola che ci ha anche coinvolto in tutte le iniziative che ha un po' descritto, ma siamo felici di essere piattaforma anche propositiva e come impatto sociale su questa tematica che parte, ci tocca su vari aspetti, anche su quello di impresa che ha fatto dell'inclusione anche oltre che un aspetto tematico e di divulgazione, anche un aspetto che la vede proprio in prima linea. Siamo infatti molto contenti di aver ottenuto come prima azienda editoriale in Italia la certificazione di genere, così come appunto la partecipazione all'iniziativa Global Inclusion e anche tutta una serie di iniziative editoriali che stiamo facendo proprio con un vero e proprio palinsesto editoriale. Un'altra cosa che mi piaceva dire è che la cornice sicuramente si presta, ci piace parlare di design con tutti i nostri mezzi, siamo in prima fila in questi giorni a raccontare sia di Made in Italy che di design. Oggi abbiamo un rapporto sul quotidiano che un po' racconta i numeri del settore. Venerdì avremo un numero proprio di How to Spend It dedicato al design, alla luce, a tutto quello che viene considerato all'interno del design su Radio 24, sulla piattaforma online, le interviste ai personaggi, quindi parlare di design è anche proprio un contenuto che ci fa estremamente piacere. Quanto al nostro impegno sul design for all e inclusive design, noi lo ragioniamo cross piattaforma, che è un tema proprio a partire dalla leggibilità e dalla fruibilità dei nostri mezzi. Dal 2018 facciamo parte del Trust Project, che è un progetto che vede federati a livello internazionale tantissimi editori, che praticamente aderiscono a una serie di principi, da quello della certificazione delle fonti, che ovviamente è per noi molto importante perché si fa tanto parlare di fake news, però l'impegno quotidiano e costante, anche
anche proprio banalmente sia nella professionalità dei colleghi, ma anche nella ricerca e verifica delle fonti di tutto quello che, di cui noi parliamo, al fatto di aderire a dei principi anche di design. Se parliamo di design digitale, il fatto di avere degli schemi, e infatti attraverso il Trust Project aderiamo ai principi di schema.org, che richiedono una progettazione cross-mediale che abbia molta attenzione proprio ai principi di inclusione. Allora, poi avevo anche portato qualche slide, perché poi ci piace anche far vedere i bellissimi prodotti che progettiamo, a partire dal fatto che da quando abbiamo fatto il redesign della nostra piattaforma abbiamo posto un attento accento anche alla selezione delle font. Abbiamo un nostro font proprietario che si chiama 24 ore, Sole 24 ore Serif e Sans, che ha avuto una sua declinazione di design digitale proprio come attenzione proprio alla leggibilità e al carattere, quindi con delle accortezze che sul digitale abbiamo portato, progettandolo ovviamente anche per i mezzi cartacei, ma anche per quelli digitali. E questa attenzione, per esempio sulla carta abbiamo un po' leggermente allargato il font anche in considerazione dei nostri lettori, ma anche appunto sul digitale, è un'attenzione che ci viene da un costante processo anche di feedback dei nostri utenti. Quindi questo design collaborativo, ci piace dirlo, che quando anche i nostri lettori, utenti, ci segnalano degli aspetti di piattaforma che andrebbero migliorati, sicuramente uno dei principali punti di attenzione che ci piace considerare quando poi andiamo a interagire e modifichiamo i contenuti e come li proponiamo, ovviamente. Dicevamo Design for All, che parte dal web design, ma integrando anche gli aspetti di accessibilità quando ci spostiamo da un mezzo che consente anche una certa complessità a mezzi come appunto altri device che ne consentono una minore, spostandoci in un contesto di app piuttosto che di mobile. Quando arriviamo al mobile, che il 75% ci fruisce da mobile, quindi uno pensa che poi noi abbiamo un contenuto complesso, quindi possiamo semplificare fino a un certo punto, però appunto questi principi sono all'interno della nostra progettazione. Poi mi piace far riferimento anche a un altro aspetto che è proprio dentro la nostra progettazione e studio di semplificazione di come trasferire appunto informazioni così complesse come quelle che noi trattiamo. Abbiamo un laboratorio speciale che si chiama Lab 24, dove progettiamo esperienze di interazione e design con le nostre piattaforme, in particolare partendo dal dato, quindi tabelle, dati articolati, complessi, che devono essere resi semplici e di fruizione a tutti. Un esempio per tutti, ovviamente, è stata tutta l'informazione che abbiamo gestito durante il periodo del Covid, dove c'erano dati quotidiani, tabelle. Siamo partiti da un'esperienza, tra virgolette, locale, anche regionale. Poi appunto gli utenti ogni giorno ci suggerivano, anzi ci chiedevano dei contenuti che non visualizzavamo o magari non erano visualizzati nella modalità più fruibile, e progressivamente abbiamo integrato modalità di fruizione. Siamo diventati punto di riferimento internazionale per la fruizione di questi dati, e anche il Ministero della Sanità è venuto a chiederci come presentare al meglio la complessità dei dati che doveva rendere disponibile quotidianamente. E quindi questo ci piace molto, insomma, ricordarlo quando c'è l'opportunità. Abbiamo vinto tantissimi premi appunto anche con le storie, queste visual stories che sono declinate multimedialmente attraverso foto, audio, storytelling digitale che portiamo in piattaforma. Poi ci piace raccontare anche
di nuove componenti che abbiamo aggiunto alla piattaforma, perché ovviamente accessibilità, uno immagina il testo, dove anche al testo abbiamo aggiunto la componente audio, pensando anche alle disabilità, a chi deve fruire della nostra piattaforma in maniera semplificata e accessibile delle informazioni, ma anche video e audio con i podcast. Quindi i podcast sono diventati anche una modalità, perché appunto diciamo noi partiamo spesso pensando al giornale e dal testo, ma ormai sono delle storie, quindi le storie che hanno uno sviluppo multimediale, anche audio e video. E quindi diverse serie dove intercettiamo anche dei target più giovani, e quindi sia la parte social che la parte audio ci consente di aprire a un'interazione maggiore con anche target diversi. Appunto dicevo social, siamo presenti su diverse piattaforme, per noi è una challenge essere presenti ma essere pertinenti, portare il linguaggio giusto e anche i personaggi giusti, per cui anche il tema di Design for All secondo me è anche interagire su una piattaforma con il linguaggio della piattaforma. E diciamo insomma questi erano un po' sono i contenuti che mi piaceva raccontarvi in questa occasione, e che non è mai finita, nel senso che sicuramente abbiamo delle scadenze, anche quella del 2025 è un processo di interazione continua sia con gli utenti ma anche con tutti gli elementi che delle piattaforme vengono trasformati e cambiano. A noi piace innovare anche partendo dalla carta, e anche disegniamo e realizziamo dei prodotti bellissimi, anche i nostri libri, che poi vengono declinati multimedialmente sulla piattaforma in vario modo. Grazie infinite. Il mondo dell'editoria è sicuramente uno dei protagonisti per la trasformazione culturale. Un altro protagonista per la trasformazione culturale, a proposito di cultura, è il mondo del teatro. Insieme a noi oggi Paolo Besana, Teatro alla Scala, ed è doverosa appunto una domanda. Cosa può fare il teatro per contribuire a questa trasformazione culturale in termini di inclusione, nella direzione inclusione? Intanto buonasera a tutti. Ma il Teatro alla Scala in realtà è un teatro che ha fatto tanto storicamente, almeno da un certo punto di vista, nel senso che noi abbiamo una tradizione, che è la tradizione nata con Paolo Grassi, che è una tradizione di grande apertura attraverso il nostro sistema di promozione culturale. Abbiamo un servizio dedicato, e questo è un servizio che nel corso dei decenni ormai ha fatto un grandissimo lavoro sul pubblico, per avere pubblico di diversa estrazione sociale, di diverse categorie d'età. Questo lavoro è un lavoro che continua, che è andato avanti con i diversi sovrintendenti, e che adesso ha un passo importante, nuovo, con la creazione della Scala TV. Perché la Scala TV è, da un lato, un modo di parlare a tutti facilmente su tutto il mondo, ma è anche uno strumento che noi stiamo cercando di utilizzare come strumento di accessibilità soprattutto per i bambini, con un progetto educational, e con la possibilità di accedere a questi spettacoli anche da parte degli istituti scolastici. Però quello che sta succedendo adesso alla Scala, e che secondo me è interessante, è che il nuovo sovrintendente, che tra l'altro è arrivato in una fase difficile, la fase del Covid, che è stata però anche una fase in qualche modo di sospensione, ha pensato un progetto complessivo, sistemico, di riforma del teatro. Quindi una riforma amministrativa, che è anche una riforma che tiene conto della sostenibilità ecologica e che tiene conto anche della sostenibilità sociale. Allora, io credo che al di là dei singoli punti, parlavamo prima del fatto che da un paio d'anni le direttrici si chiamano direttrici sui nostri manifesti, non si chiamano più direttore per forza, cosa che tra l'altro
presuppone una cosa importante, ovvero che le direttrici ci siano e che noi le chiamiamo. Nel senso che altrimenti questo è un cambiamento... tocca fare come noi, chiamare direttrici e anche direttore. È la verità che c'è qualche direttrice che vuole essere chiamata direttore anche. Sì, quindi... certo, però quella è una sua scelta. Esatto. Devo dire che da questo punto di vista però è importante che noi ci abbiamo abbiamo uno standard che è costruito sullo standard della lingua italiana, poi per carità se qualcuno per qualunque tipo di ragione desidera essere chiamato in modo diverso, noi siamo apertissimi, questo ovviamente resta. E, noi abbiamo sviluppato in questi anni un progetto che... Una domanda velocissima, sì. Da dopo che voi avete iniziato a chiamare le direttrici, anche il resto del mondo del teatro ha iniziato a chiamare le direttrici? Intanto ha cominciato a chiamarle. E, e poi... Che non era scontato. No. E poi sì, mi risulta che ultimamente le direttrici vengano ovunque chiamate direttrici, salvo loro diverso avviso. Insomma, perché è un passaggio interessante a proposito di trasformazione culturale. Sembra piccolo, ma Andrea lo può testimoniare. Non è tanto piccolo, perché no, è abbastanza... il linguaggio è importante e anzi secondo me fa molta impressione che questa cosa risalga a 2 anni fa. Cioè, adesso sinceramente a me sembra ovvio che quando una signora sale sul podio sia la direttrice, ma che non fosse ovvio fino a così poco tempo fa credo che sia anche incoraggiante, perché mostra un cambiamento che effettivamente sta avvenendo. Poi magari in un'altra sede, però sarei molto curiosa di sapere il dialogo di quando tu hai proposto alla prima direttrice vorrei chiamarti direttrice. Cioè la conversazione, com'è andata? Proprio allora, la prima è stata Susanna Melchi. Intanto sono andato dal sovrintendente a dire guarda, io secondo me bisognerebbe fare così. Cioè, mi sembrerebbe ovvio. E dopodiché mi sono posto però il problema della signora Melchi, cioè di dire, la signora Melchi è finlandese, chiaramente spiegare che c'è un problema di questo tipo e un dibattito di questo tipo in Italia a una finlandese, cioè... poteva essere complicato, e ancora più complicato dal fatto che in inglese in realtà non... Conductor è una lingua veramente costruita sul neutro, mentre noi siamo costruiti sulla differenza di genere riflessa nella lingua. E, per cui io ho fatto tutta una lettera lunghissima in cui le ho spiegato tutto l'universo mondo, poi sono andato da lei e lei mi ha detto sì, direttrice. E da lì in poi è andata. E da lì poi è andata. Quindi, però, al di là di questa cosa che è chiaramente una cosa simbolica importante, quello che a me preme un po' raccontare qui è che noi abbiamo pensato che il processo di costruzione di un progetto di cultura inclusiva facesse parte e fosse uno dei fondamenti di un processo di riorganizzazione complessiva del teatro. Cioè, si decide che c'è un processo di innovazione tecnologica, si digitalizza, e questo è un pilastro. C'è un processo di rinnovamento dal punto di vista delle risorse energetiche, e questo è un altro pilastro. E c'è un processo di cambiamento dei termini delle relazioni tra persone all'interno della nostra struttura, e questo è un altro pilastro, che non è un di più che viene fatto perché è giusto, perché insomma non è una questione di buonismo. No, no. È l'idea di inserire questa cosa come un cambiamento strutturale che si deve riallacciare agli altri cambiamenti strutturali nel creare un nuovo ecosistema di lavoro. Questo è, questa è la cosa importante. Non considerare l'inclusione come un di più, come una cosa che sì, sì, va bene, adesso le donne, i gay, così, ma una cosa che serve poi a tutto il sistema semplicemente per funzionare meglio. Su questo noi abbiamo cambiato il nostro codice etico, abbiamo fatto i corsi di formazione e ovviamente poi si va avanti.
Un altro tema che volevo brevemente solo accennare, ma che per noi è importante, è anche il tema della disabilità. La disabilità per noi è stata storicamente vissuta come un problema di semplice accessibilità. Facciamoli entrare, facciamo il palco dei non vedenti, garantiamo che ci siano dei posti per persone con problemi di deambulazione. Quindi accessibilità proprio fisica. Accessibilità fisica. Su questo poi, devo dire, il museo ha fatto dei progetti pilota interessanti per mettere appunto persone non vedenti, non udenti più a loro agio nella visita, percorsi tattili, materiali di supporto dedicato, e adesso stiamo cercando di fare dei passi avanti come teatro. Adesso noi abbiamo messo in campo un progetto pilota, per ora sono poche persone che vengono accolte. È un lavoro che stiamo facendo con l'Università di Macerata, che ha fatto un lavoro importante da questo punto di vista, con il Museo Mero, che appunto si occupa soprattutto di persone non vedenti, e diciamo che per ora è un progetto pilota, però è un progetto a cui noi teniamo in modo particolare, ed è stato molto bello in questi primi momenti che abbiamo avuto cominciare ad accogliere le persone, offrire loro perché alla fine... Però ci devi raccontare il progetto, perché c'è una suspense incredibile su questo progetto. Il progetto consiste nell'introdurre degli strumenti che possano aiutare persone che magari faticano ad avere l'esperienza completa del teatro a completarla. Per esempio ci sono adesso degli strumenti che possono aiutare a percepire il suono come un'esperienza tattile. Ci sono per esempio una cosa su cui stiamo lavorando, sono delle piantine del palcoscenico, in modo che a livello tattile una persona non vedente possa capire dove si muovono i personaggi sul palcoscenico. Sono tante piccole cose, ma che però sono dei... Sì, no, poi sono cose che... Piccole però in termini di trasformazione anche culturale. Però, sì, ma anche come, voglio dire, anche come percezione poi della persona che viene lì. Certo. E che... invece di sentirsi indicare, va bene, guardi, il suo palco è quello, si accomodi, e così, no, siamo sempre stati un po' più gentili di così, però voglio dire, comunque, c'è un'idea che avere un'idea di poter offrire un'esperienza percettiva più completa, credo che sia in prospettiva importante. Beh, questo approccio ecosistemico, questo approccio sistemico, come l'hai definito, è proprio l'approccio poi di Global Inclusion, no Andrea? Gruppo 24 Ore, partner di Global Inclusion negli ultimi 2 anni, e Global Inclusion oggi Design Week, aprile 2023, prossimi passi così per capire dove e come... Dove, come ci muoveremo? Beh, intanto completeremo questa settimana che vuole essere il lancio di 12 mesi di attività sulla progettazione universale. Domani approfondiremo alle 19 le questioni proprio dello sviluppo di prodotti, di spazi retail, di punti vendita che possano essere appunto inclusivi e disegnati in maniera universale. Giovedì ci occuperemo del ruolo delle donne nel mondo del design, e venerdì approfondiremo la questione dell'abbattimento delle barriere per le persone con disabilità per quanto riguarda sia il disegno di prodotti e di servizi fisici, sia per quanto riguarda la dimensione immateriale, quindi parleremo anche di intelligenza artificiale inclusiva. Da quel momento partirà la chiamata a tutte le organizzazioni, le aziende, le associazioni del terzo settore, anche in ambiti che possono sembrare strani a questo mondo. Abbiamo voluto invitare un teatro oggi perché appunto uno, quando pensa, no, al design inclusivo, non necessariamente pensa a uno spettacolo lirico inclusivo, a uno spazio, no, di questo tipo, ma ciascuno può, interpretando questi valori, fare la differenza.
da questo avremo poi il percorso che ci porterà al 13 novembre, giornata di Global Inclusion, nuova edizione, insieme al Sole 24 Ore, all'Associazione Italiana per la Direzione del Personale, e al prossimo anno la Design Week con la presentazione dei progetti. Voglio ricordare che oggi ufficialmente lanciamo il percorso che coinvolgerà tutte le studentesse e gli studenti italiani che stanno scrivendo tesi di laurea nel premio Global Inclusion. Ogni anno premiamo assieme al Sole 24 Ore le migliori tesi di laurea scritte sui temi del diversity, dell'equity e dell'inclusion, e noi quest'anno vogliamo invitare in modo specifico le studentesse e gli studenti a presentare delle tesi proprio sul tema del design for all, e quindi coinvolgeremo evidentemente tantissimo le studentesse, gli studenti di architettura, di design, insomma di tutte le discipline che poi si occupano in modo specifico di questi temi. Conosceremo le loro tesi, sono certo che saranno in grado di, come hanno fatto gli anni scorsi, darci nuove prospettive sul tema, offrirci degli insight importanti rispetto a soluzioni che spesso sono invisibili, ma sono fondamentali, perché poi la progettazione universale funziona quando è invisibile, no? Intendo dire, vai al supermercato, si aprono da sole le porte del supermercato, non devi spingere, eccetera, nessuno si ferma davanti a quelle porte dicendo bravissimi, hanno trovato una soluzione per le persone con disabilità che prima con difficoltà entravano. Perché? Perché quelle porte che si aprono fanno piacere a tutti, possono essere utili a una persona che ha tre borse, un passeggino. La progettazione universale ha questa caratteristica. Quando è davvero universale, alla fine è quasi invisibile, e proprio perché invisibile è efficace. Speriamo quindi che le studentesse e gli studenti sappiano rendere visibili tanti progetti che possono sembrare invisibili ma sono fondamentali, e sono certo che lo faranno, e quindi a quel momento, nel prossimo anno, in quel momento qui assieme a Superstudio celebreremo le migliori storie. Voglio ringraziare ancora il Sole 24 Ore per aver pubblicato quest'anno, nell'occasione di Global Inclusion, il libro Leadership Inclusiva, nel quale abbiamo voluto raccogliere insieme a 12 autori dell'ecosistema dell'inclusione le migliori riflessioni che queste persone hanno voluto portare al tavolo rispetto ai temi della leadership inclusiva. Speriamo che siano appunto un'ulteriore occasione di riflessione per tutte le organizzazioni che insieme lavoreranno per questo design for all. Grazie a Superstudio, grazie a Newton e grazie a tutto il comitato per aver voluto così, in maniera così motivata e anche così aperta all'esplorazione, lanciare questa iniziativa in un posto bello. La differenza tra una lampadina che illumina una stanza e una lampada di design è che la lampadina è solo funzionale, no? Ha fatto luce. Una lampada di design fa luce cambiando, trasformando completamente la nostra esperienza. Le soluzioni di inclusione non devono essere solo funzionali, devono essere belle. Grazie. Grazie Andrea, grazie Karen, grazie Paolo. Ringrazio anche Vincenzo e Luigi che sono ancora in collegamento. Buona serata a tutti quanti, grazie a voi che siete stati qui e a voi che vi siete collegati.